motivi che non mi rallegrano, che mi portano anche in questo Consiglio Comunale, nelle comunicazioni del Sindaco, è un qualcosa che abbiamo ripetuto da fare in Consiglio Comunale, perché quando sulla stampa compaiono articoli che hanno il tenore di quello che è uscito sia su Nuova Sardegna che sull'Unione Sarda, nel quale si parla di stipendi in ritardo per i comuni, ve lo leggo per essere ancora più compiuto. Questa in data, il primo articolo in data 7 febbraio 2016 sull'Unione Sarda. La minoranza contesta la gestione delle finanze, stipendi in ritardo per i comunali. Il comune di Budone paga gli stipendi in ritardo ai dipendenti della minoranza consigliana prima Budone, si dice fortemente preoccupata dallo stato di salute delle finanze municipali. Solamente oggi, due giorni fa, per chi legge, il comune di Budone è stato in grado di pagare gli stipendi di gennaio ai propri dipendenti. Un fatto grave che, unito alla richiesta di anticipazione di cassa alla tesoreria, contribuisce ad alimentare la preoccupazione del reale stato delle finanze comunali. Nel comunicato stampa diramato venerdì scorso si parla di una gestione della macchina amministrativa inadeguata. Tale situazione appare ancora più inaccettabile a fronte dei continui prestiti richiesti dalla giunta guidata da Porcheddu nella forma dell'anticipazione di cassa tenuta più volte dalla banca tesoreria e che indubbiamente costituisce un costo per i cittadini su cui finisce per gravare l'onere degli interessi passivi. I consiglieri di primo Budone evidenziano anche che è la terza volta che l'esecutivo ricorre all'anticipazione di cassa. Da ultimo con la delibera di giunta del 18 gennaio 2010, con la quale è stata richiesta un'anticipazione per importo di 2.175.000 euro. A parere dei consiglieri di minoranza il ritardo della corrispondenza degli stipendi e continui ricorsi alla banca della tesoreria di Stato appaiono incomprensibili anche a fronte di un incremento del 20% della tassazione per espressa scelta politica della maggioranza, che a suo tempo ha introdotto la TASI ed è aumentata l'aliquota IMU, evidentemente incrementando le entrate all'ente ma gravando pesantemente sulle tasche dei cittadini. Io non voglio entrare sul merito della legittimità o non legittimità di questo articolo e di questi articoli. Io entro in una valutazione di ordine politico e di ordine tecnico. Parto con quello di ordine politico per passare a quello che è l'ordine tecnico, dove i numeri non sono discrezionali della maggioranza dell'opposizione, ma di quelli che sono i dati reali e ufficiali che la ragioneria di questo ente ha dato. Politicamente perché? Perché prima di asserire a un elemento che ha una gravità e una incisività nel dimostrare alle comunità e a tutti gli interlocutori di quello che è la situazione finanziaria che avete palesato, se non foste, come non lo siete stati, corretti nel riportare le cose nella compiutezza delle cose, avrei chiesto innanzitutto un'interrogazione in consiglio per parlare di un aspetto come quello prima di uscire sulla stampa. Questo è quello che avrei fatto io, ma io voglio bene a questo paese. Due, mi sarei confrontato sui numeri a capire il perché e se quello che voi palesate, che la cosa che mi dà più fastidio a me la maggioranza, è quello che parrebbe che ci sia il default finanziario. I numeri che dopo in termini tecnici io vi sgranocchierò, che sono dati che non dico io, ma che sono frutto di un'interpolazione di quello che è il bilancio, in tutte le sue pieghe, la dice lunga sul fatto che questa non è una difficoltà finanziaria dovuta a che cosa? A tutta una serie di aspetti. Vi cito solamente un dato. I comuni che in Sardegna, dal 2015 ad oggi, hanno fatto quello che il comune ha fatto sono circa 110. Voi sapete che non siamo neanche 400 comuni in Sardegna. Uno dei comuni più vicini a noi che ha fatto l'anticipazione di tesoreria, e voi conoscete bene l'azione amministrativa, la correttezza gestionale anche di quella segretaria, che è la dottoressa Anna Bono, che è il comune di Luri Porto San Paolo, dove ha fatto una delibera di giunta a quell'amministrazione comunale per far fronte a quel limite finanziario momentaneo. Perché momentaneo? Noi abbiamo fatto un'anticipazione di tesoreria perché viene fatta così per prassi, che è pari a 2 milioni e rotti, ma non sono i soldi che noi utilizziamo, come non è 1 milione e 470 che è la capacità che il comune di Luri Porto San Paolo può avere in quella che è l'anticipazione di tesoreria, ma noi abbiamo fatto, e vi do i numeri alla mano perché voglio essere compiuto, perché non si scherza su queste cose. Allora, noi abbiamo chiuso il 2014, quindi il 31 del 2014, con un'anticipazione a debito alla tesoreria di 560.655.69 centesimi. Il debito al 31-12-2015 è stato pari a 664.561,71. Quindi
con una media di anticipazione con la tesoreria di 650.000 euro, numeri che sono inconfutabili, avete la possibilità di fare accesso ufficiale tramite gli atti e le forme che conoscete. Importo minimo anticipazione di tesoreria è stato di 84.808, con un massimo che abbiamo raggiunto in una fase particolare di 1.414.853,66 centesimi. Ma la domanda da porsi è perché si è fatta l'anticipazione di tesoreria. E lì riparto da quello che è l'elemento politico a quello che è il ragionamento tecnico e contabile. Io ho sempre detto, e quando parlo di me parlo della maggioranza che ho il piacere di guidare, ho il piacere soprattutto non di guidare ma di essere guidato spesso e volentieri, che amministrare e raggiungere la sufficienza nell'ordinaria amministrazione penso che non sia, che sia uno degli elementi che più sconcertanti che una comunità possa subire. Io l'ho detto quando ero opposizione, lo dico oggi che sono maggioranza, le amministrazioni umane in un momento come questo non devono fare gli investimenti. E per fare investimenti bisogna avere la disponibilità finanziaria, non la capacità della finanza, del bilancio comunale, cioè di quello di andare a pagare i fornitori, quello di andare a pagare gli stipendi, e dopo torniamo anche sugli stipendi. Noi abbiamo fatto una scelta che è quella di continuare a garantire Bodoni Lavora, che voi sapete che non è una dinamica di inserimenti occupativi che bastano solo le risorse finanziarie previste da quello che è la dinamica dei cantieri occupazionali. Quindi vi preannuncio oggi che questa maggioranza la prossima settimana uscirà con un bando di Bodoni Lavora per 85 unità lavorative. A questi andiamo ad aggiungere, come l'anno scorso, la linea 3 con altre 30-35 unità lavorative, quindi andiamo a raggiungere oltre 120 unità lavorative che garantiranno quello che porta questo comune ad essere uno dei comuni con una cura e con un amore nei confronti di chi ci abita e di chi viene qua a fare le vacanze o a trascorrere un'ora di svago. Ma tutto ciò lo si fa perché dall'altra parte, e vi do i numeri, per una serie di aspetti di trasferimenti di risorse finanziarie che lo Stato non garantisce più alle regioni e quindi a loro volta le regioni non possono più garantire agli enti locali, abbiamo somme per 520.000 euro di fondi per l'alluvione che non sono ancora arrivati, che potete certificare. Abbiamo anticipato per il Pollo Sultano il progetto 50.000 euro e non sono arrivati. Il PUC abbiamo da incassare ancora 55.641, ma non per il PUC che stiamo camminando adesso, per il PUC che è stato caucadato ieri. Abbiamo per il fondo unico saldo attivo, il saldo 2014-2015, 772.059,76 centesimi. Abbiamo quella quota famosa che qualcuno di voi conosce, che è la quota di Abbanoa per quegli soldi che oggigiorno noi andiamo a pagare per il piano di rientro con il consulto di 50.000 euro l'anno e che ancora Abbanoa non ci ha dato e a cui noi vorremmo trovare anche un punto di incontro, e ve ne avevo già parlato se non erro in consiglio, investendo questi soldi per realizzare quello che manca in questo territorio, che il continuare la condotta d'utrice dell'acqua potabile da Taronella fino al confine sud di questo territorio comunale, che è la zona di Matteperu, e realizzare dei collettori fognari con dei sollevamenti che risolvono definitivamente il problema dei consorzi che funzionano o che non funzionano. Abbiamo le opere pubbliche. Sulle opere pubbliche ci devono dare solo tra Rio Nide Golfo, mitigazione del rischio idraulico, Rio Budoni, primo e secondo lotto, altre 700.000 euro. Stiamo parlando di soldi che stiamo aspettando che corrispondono a 2.700.000. Quindi voi pensate, se le casse comunali avessero avuto questi introiti non avremmo avuto il problema dell'anticipazione di cassa. Ma noi potevamo anche far fronte a questa sottolineatura di quelli che sono gli interessi passivi che andiamo a pagare. E qua voglio aprire un confronto con voi che avete un ruolo democraticamente opportuno di verifica, ma non può essere una verifica sottolineata solamente. Io vi voglio portare su un tavolo che reputo più opportuno per chi fa opposizione, quello di proporre in alternativa alle scelte che la maggioranza fa. E in questo senso la proposta e la richiesta di riflessione, di determinazione nasce da un altro aspetto. Voi sapete che per quanto riguarda i ruoli comunali,
e faccio l'esempio dell'unitarso di ieri e dell'unitario di oggi, e questo la dice lunga sulla sofferenza che questa situazione socio-economica ha portato la nostra comunità, quindi noi stessi che siamo parte integrante di essa, abbiamo ruoli dal 2011 ad oggi che vengono pagati, tanto per darvi un'idea, ma un'idea mi auguro che l'opposizione conoscesse già da allora questi dati, perché capisco che molte volte bisogna cercare di fare demagogia, ma su queste cose demagogia non se ne fa, ma voglio rendere edotto soprattutto chi ci segue da quest'aula, chi ci segue tramite la dinamica democratica, che è quello di farci sentire non con commenti da bar ma con commenti reali, perché qua si dibatte delle cose vere della comunità, con un 50% di ruoli che oggi, uso un termine soft, sono morosi, perché dopo si passa al ruolo coattivo. Noi abbiamo da incassare, ed è nelle pieghe del bilancio, dal 2011 ad oggi, abbiamo oggi, il 28 di febbraio 2016, la prima rata della Tari del 2015, quindi per dirvi, siamo in un esercizio finanziario diverso, ma non abbiamo ancora fatto, ma per delle logiche di equilibrio. Dobbiamo incassare 4.064.000 euro. Allora, il ragionamento sta in questi termini. Salvaguardando A, quella che non può essere, perché non ce l'assumiamo questa responsabilità, di essere chiamati in causa dalla Corte dei Conti per danni all'erario, perché se non prendiamo e non attiviamo le procedure. Ma abbiamo all'interno della dinamica normativa dei lassi di tempo che possono produrre nessuna responsabilità diretta nella gestione. Una cosa è quella politica e quella amministrativa, ma possiamo cercare di dare dell'ossigeno alla nostra comunità per non fargli arrivare 4 milioni rotti nelle loro cassette postali, anzi per migliori con Equitalia arriva e c'è la notifica. Allora la domanda che vi faccio io è questa qua. Preferite che il Comune di Budone non paghi a 30.000 euro di interessi passivi, mandando le cartelle esattoriali di questi ruoli, o convergiamo sul fatto che in questo momento per aiutare la nostra comunità, i nostri concittadini, e noi che siamo concittadini, non è un male pagare, e mi auguro ancora per non molto, se i soldi anche della Regione arrivano, queste cose. La prima domanda, dopo mi rispondete e vi do la parola, legittimamente. Ma voglio tornare anche al ragionamento che facevo poc'anzi per quanto riguarda gli stipendi, perché non ho concluso il discorso degli stipendi. Veniamo accusati che gli stipendi sono stati pagati in ritardo. Finché un ragionamento del genere me lo fa chi non ha amministrato questo paese, mi andrebbe anche bene. O chi ha avuto sempre un ruolo di opposizione e mai di maggioranza, perché non può essere giudicato sul proprio operato. Quando me lo pongono in particolar modo il capogruppo, mi dispiace che è assente stasera, ma consapevole del fatto che è assente non per motivazioni vere, e avremo modo comunque di approfondire questo discorso, gli stipendi. Noi abbiamo pagato gli stipendi di dicembre più tredicesima, sono stati emessi il 9-12-2015. Voi sapete che gli stipendi dei dipendenti comunali si pagano il 27, naturalmente nel mese di dicembre, per una questione di dinamica della tesoreria, si pagano entro il 17, che dopo la tesoreria chiude e riapre a gennaio. Sono stati pagati il 14-12-2015, quindi tre giorni prima del 17. Gli stipendi di gennaio sono stati pagati, invece che il 27 di ogni mese, quindi il 27 gennaio, sono stati pagati il 1 febbraio del 2016. Allora, finché mi fa una sottolineatura degli stipendi, chi non ha amministrato, e faccio nomi e cognomi, Maurizio Cano, Franco Michele, che ha avuto un ruolo mai di maggioranza, mi sta bene. Ma quando a farmi questa annotazione è una persona che ho sempre stimato e che stimo, a prescindere da quello che è la posizione politica, che è Antioco Flores, e da parte del capogruppo di opposizione di oggi, ma che è stato assessore nella vecchia mandata, ci siamo dimenticati di ricordarci che nel 2011 gli stipendi sono stati pagati nel mese di gennaio, il 4 febbraio, quindi con gli stessi giorni di ritardo. Allora la domanda che mi pongo io è questa qua, ma noi Franco Michele eravamo un'opposizione poco attenta a queste dinamiche, o abbiamo ritenuto opportuno non valutare in termini generali un elemento come questo? Perché? Perché io non penso, anche perché dopo vi spiego la verità delle cose. Il problema che c'è stato per questo pagamento era un problema, perché io sono corretto nelle cose, io vado a spiegare le motivazioni di allora e le motivazioni di oggi.
Perché c'è stato un cambio di passaggio per il programma di contabilità tra lo studio K e la TIN. E per quello che non si è riusciti a pagarli nella perfezione. Voi sapete che noi quest'anno abbiamo avuto un problema non solo di ribaltamento del bilancio. Voi sapete che quest'anno, da quest'anno parte che cosa? Il bilancio armonico. Con delle dinamiche che ancora oggi si sta combattendo per trovare tutta una serie di equilibri nella gestione. Allora io dico, se l'opposizione l'avessimo fatta noi, allora, e fossi stato chiamato in causa, come sto facendo io oggi con una parte di questa opposizione, obiettivamente dico, ma un ruolo di controllo sì, ma non è che, e questa è l'altra analisi che io faccio, e mi aspetto una risposta per quanto riguarda quel tipo di scelta, tra i ruoli coattivi da emettere e accelerare o i 30.000 euro che è l'entità pubblica, quindi tutti noi dobbiamo pagare per non ammazzare ancora di più quello che è il tessuto socio-economico del nostro paese. Parrebbe che si voglia mettere una benda rispetto ad una non positiva azione amministrativa che mi ha preceduto. Perché quando il giudizio dell'elettore è quello rispetto a quelle logiche di grandiosità che ci ponevano contrapposti, vuol dire che l'azione non ha raggiunto minimamente la sufficienza. Non solo. Parrebbe che si voglia dimostrare che non certo l'ordinario di questi 2 anni e 8 mesi di amministrazione comunale, ma lo straordinario, vengano confusi dicendo loro le stanno facendo perché stanno indebitando l'ente. Allora, se i dati che vi ho portato alla vostra attenzione dimostrano quello, io sono pronto qua a confrontarmi in un consiglio comunale aperto dove dibattiamo di queste cose. Però quello che a me mi mortifica è che voi avete avuto il coraggio, barbaro, permettetemi il termine, di uscire sulla stampa a parlare della vostra comunità senza aver avuto la sensibilità politica, non umana mi riguarderebbe bene, di confrontarvi, perché questi dati ve li avevamo potuti dare anche in una fase diversa. Allora io dico, ma l'invito mio è quello, ad un'attività vera, propositiva, diteci voi quello che avreste fatto voi, non questo non va bene, cosa avreste fatto voi? Io più di una volta per 5 anni, e Franco Michele ne è testimone, abbiamo prospettato soluzioni alternative. Io ho detto per 5 anni facciamo gli investimenti, è il momento di fare gli investimenti per dare risposta alla comunità. Ma purtroppo vuol dire che io parlavo, forse c'era un problema di collegamento audio e non arrivava, non veniva percepito. Questo è il rammarico mio, è proprio questo. Cioè che all'interno di questa comunità, altre comunità che hanno vere problematiche, ne dibattono in aula consigliare, noi abbiamo questo, che non riguarda tutti per fortuna, vizio di andare a buttare fango in maniera sbagliata, errata e demagogica sulla nostra comunità. Questa entità pubblica non riguarda Giuseppe Porchetto, non riguarda Antioco Floris, non riguardano i consiglieri di maggioranza di opposizione, riguarda l'intera comunità. Noi abbiamo solamente il diritto e il dovere di amarlo e amministrarlo per il bene che vogliamo a noi stessi. Prego. Ci mancherebbe, democrazia si può. Allora, intanto premetto questo, che io vorrei la prossima volta che si convoca il Consiglio Comunale, anziché scrivere comunicazioni del sindaco, si scriva all'ordine del giorno la comunicazione del sindaco riguarda questo argomento. Perché naturalmente, come sei andato tu a cercarti le delibere del 2012, saremmo andati anche noi a cercare quelle che avete fatto fino a oggi negli ultimi 2 anni. Ora, io i dati che tu ci hai dato mi rassicura e spero che sia così, perché insomma conforterebbero un pochino anche un po' la cittadinanza di Budone. Ora, la motivazione che porta la minoranza a fare quelle pubblicazioni sono diverse nella stampa. Primo, perché su alcune comunicazioni e richieste che abbiamo fatto di accesso agli atti e appunto di documenti, deliberazioni, eccetera, non sono state fornite alla minoranza. Siete in ritardo. Con questa ti sei affrettato a portarla in consiglio perché evidentemente volevi esporre... I 30 giorni scavano fra 2 giorni, ti ricordo solo ma quello. Ce ne sono talmente anche altre. Ma vabbè. Dopo citatele le cose. Ce ne sono anche altre. E comunque, come dicevo prima, sono d'accordo con te, voglio che il prossimo Consiglio Comunale ci sia questo punto all'ordine del giorno, perché lo discuteremo con i documenti e con gli atti che voi avete fatto. Allora, detto questo, noi ultimamente abbiamo fatto diversi accessi agli atti.
E ancora non ci avete dato risposta. Per iscritto, le abbiamo chieste per iscritto. Sono conclusi i 30 giorni per dopo legge previsti. Parliamo, Giuseppe, dopo ne parliamo, Giuseppe. I 30 giorni sono finiti. Due, abbiamo fatto due pubblicazioni sulla stampa. Una che riguardava una stradina, anzi una strada molto importante del territorio comunale che riguarda la Budone in solità. E abbiamo risposto sulla stampa. Avete risposto dicendo forse qualche piccola bugia, perché non mi risulta che il comune di Budone abbia cantierato nulla. C'è, lì c'è un intervento di Abbanoa che riguarda la sostituzione di una rete idrica. Giuseppe, fammi finire, poi allora io ho fatto delle verifiche in ufficio, non mi risulta che ci siano perizia dell'ufficio tecnico che approvino manutenzione della strada Budone Solità, sistemazioni del manto stradale, delle cunette, eccetera. L'unico intervento che c'è lì in questo momento pare che sia quello di Abbanoa, nella sostituzione di una cosa importante, perché naturalmente se la strada era in quelle condizioni probabilmente era dovuto al fatto che con la presenza dell'acqua e il passaggio delle macchine l'asfalto si usura e nascono naturalmente le buche. Ora, Abbanoa non credo che vada ad asfaltare la strada o a risanare queste buche. Queste buche sono competenza del comune di Budone e non mi risulta che ci siano programmazioni o lavori pubblici in programma per la realizzazione di quell'intervento. L'altro punto, quello che al sindaco e alla maggioranza ha dato molto fastidio, è quello che interessa le tasche. Cioè il fatto che ci siano 10 giorni di ritardo sul pagamento degli stipendi, cioè noi naturalmente non è che siamo andati lì il giorno dopo, sono venute da noi tante persone, tra le quali anche dipendenti del comune di Budone. Ma non solo, sono venute da noi dei dipendenti diretti e indiretti del Comune di Budone, cioè imprese che non hanno mai preso i soldi del Comune di Budone e che di conseguenza non pagano i loro dipendenti. Questo è già un dato di fatto. Poi riguardo a tutti i soldi che dovete... questa era la preoccupazione che avevamo. Dico, ma è possibile che ci siano problemi di questo tipo? Cioè al momento che non si pagano gli stipendi, al momento che le imprese che forniscono servizi al Comune di Budone non vengono per chissà quale motivo, quale magari spero infatti che sia così, che non ci siano problemi di questo tipo, però la preoccupazione c'è. Poi riguardo a tutti i soldi che volete prendere dalla Regione, io direi che è il caso di sbrigarsi a chiedere i soldi, perché mi risulta che su qualche lavoro pubblico, che probabilmente è stato già ultimato, l'impresa deve ancora percepire parecchi soldi, e non li ha ancora presi questi soldi. Anzi, la Regione pare che vi stia sollecitando la rendicontazione di questi lavori. La rendicontazione di questi lavori serve a che cosa? Serve a darvi la differenza che ancora dovete percepire. Però se non li rendicontate la prima, l'impresa non prende i soldi e la Regione non vi salda i lavori. Altro problema che avete, e credo che sia questo, adesso tu andrai a dire che questo, io ci sono 2 anni e mezzo, non ci sono 10 anni, non ci sono 15 anni, altro problema è il risanamento idraulico del Rio Budone. Anche lì ci sono 3 lotti, che mi pare, Giuseppe, no? Sono 3 lotti, mi pare, giusto? Il primo lotto è stato ultimato, il secondo è stato ultimato e non pagato, probabilmente, almeno in parte, questo mi risulta. Il terzo lotto pare che probabilmente, se non ci sbrighiamo a chiedere i soldi o ultimare il precedente, lo perderemo totalmente. E pare che sia una somma, se non ricordo male, e questo era un finanziamento dell'amministrazione che ti ha preceduto, ma di quella precedente ancora. Quando uccidi tu. Era un finanziamento PIT, mi pare, se non ricordo male, subordinato al completamento degli altri 2 lotti. E qui forse siamo convinti che tenere questi soldi in, come dire, per 20 anni forse, o per 10 anni o per 5 anni o quello che naturalmente il terzo lotto è subordinato al completamento dei primi 2. Quindi questo è un sollecito giusto perché non si perdano quelle risorse, perché è importante investire nella sicurezza del Rio Budone. E quindi, per riepilogare un po' la cosa, io ti chiedo che questo punto, fate richiesta questa scritta, discussione... Mi fate richiesta scritta. Te la sto facendo il Consiglio Comunale, c'è bisogno... La chiediamo al segretario, la chiediamo, la mettiamo a verbale che il prossimo Consiglio...
consiglio comunale venga inserito all'ordine del giorno. No, guarda, io lo faccio senza nessun problema. E guarda, una gioia chiarire gli aspetti che avete posto sulla stampa. Finisci che dopo devo... No, certo. Poi parli di investimenti grandiosi. Io investimenti grandiosi nel comune di Budoni non è vero, se non gli investimenti estivi in colori e in compagnia bella. Cioè, dove sono gli investimenti nelle opere, nelle strutture? Cioè, quali sono gli investimenti che state facendo? Perché dico, se ci sono ben vengano, però non ci informate su queste cose. Ci sono dei termini. A parte realizzazione di marciapiedi vari qua e là, di muretti a secco anche nelle proprietà private, non vedo investimenti. Cioè, dove sono gli investimenti? Spiegateci. Scusa Anto, dove? Quali sono gli investimenti che state facendo? Vogliamo prendere dati alla mano e vedere cosa hanno fatto le amministrazioni precedenti prima di voi? Allora, voi ma calo 2 milioni, un milione si incassava di Bucalossi. Voi c'è un altro discorso. Voi dite, avete chiesto 3 anticipazioni di cassa, l'ultimo di 2 milioni e 170 mila euro, mi pare, no? Quindi io non mi devo preoccupare che il comune di Budoni vada a contrarre dalla tesoreria o da dove lo state prendendo, non sono un esperto di bilanci e di cose del genere, altri 2 milioni e 175. Questo è un mutuo che stiamo prendendo, pagheremo dei soldi per questo, penso, no? O ce li danno così in prestito? Finisci, dopo ti ce li danno così in prestito. Penso che qui il comune di Budoni paghi, e questo lo chiederemo, infatti, perché vogliamo vedere le carte su questa cosa qua. Quali interessi andiamo a pagare su queste somme? 2 milioni e 175, e gli altri di quanti milioni erano? Hai finito la... No, ti rispondo poi all'altra cosa. Sì. Allora, l'altro discorso è questo. Per quanto riguarda la TARSU, cioè le imposte che i cittadini di Budoni devono pagare, io sono del parere che tutti dobbiamo pagare le tasse, Giuseppe. Ecco, questa è la mia risposta. Perfetto. Poi... ti rinnovo l'invito per la convocazione del Consiglio Comunale, guarda, per questo punto, perché ci prenderemo le carte, saremo più chiari nel rispondere al tuo attacco. La cosa grave l'hai inserita tu in due passaggi del tuo intervento. Questa è di una gravità assoluta, questa la dice lunga sulla superficialità che voi avete di affrontare certe argomentazioni. Perché se tu mi dici, dopo quest'articolo, che non hai avuto modo di prenderti le carte e di controllare bene gli atti contabili, cosa mi stai dicendo? Mi stai dicendo che è talmente superficiale. Mi lasci finire, ti ho fatto parlare, adesso mi dà la possibilità di parlare anch'io. Tu ti sto dicendo quello che tu hai detto. Tu hai detto che non hai le carte per asserire a quello che hai dichiarato sulla stampa. Tu non hai pagato gli stipendi, non è vero? Tu mi hai detto che non sei in grado di poter replicare ai dati che ti ho portato giustamente ufficiali io. Ma tu prima di uscire sulla stampa una verifica dei dati ufficiali, perché non l'hai fatta? Prima domanda. Vabbè, non voglio andare oltre, guarda, la farò domani, non preoccuparti, la approfondiremo bene questa storia, la difficoltà che e avete. Poi vediamo come risponderai dopo. Ti puoi immaginare. Io penso che questa maggioranza non abbia problemi a rispondere alle azioni amministrative che ci sono state in questi ultimi 15 anni, quindi guarda, non entriamo, è bene che non entriamo nei meandri. Allora, problema delle interpellanze. Le interpellanze hanno una scadenza per legge di 30 giorni, e i 30 giorni rispondiamo alle interpellanze che ci sono. Mi devi riportare cose vere, non cose che non sono vere. La cosa grave, ancora una volta, sapete cos'è? Che quando mi parlate della rendicontazione delle opere, ma non state parlando male di questa amministrazione comunale, state parlando male di un ufficio che è l'ufficio lavori pubblici, che viene accusato da chi è stato assessore ai lavori pubblici in maniera vergognosa. Ma io rigetto queste accuse. È un ufficio che ha sempre dato a qualsiasi maggioranza. Io non so dove vuoi portare questa discussione. Ascolta, dimmi solo una cosa, onestamente. È vero o non è vero che non hai rendicontato, che non avete? Io non so, perché tu sei il capo dell'amministrazione. Sì, sei il capo di tutti gli uffici, dimmi solo se avete rendicontato il risanamento idraulico di Rio Budoni, il secondo lotto. L'avete rendicontato oppure no? Io te ne dico. Dipende dagli uffici. Noi, io penso che in prima persona dipenda dall'amministrazione. Io non mi sono mai estraniato dalla responsabilità. Io vi ho sempre detto che io non mi nascondo dietro i muretti a secco.
Ti sto dicendo che le rendicontazioni sono state fatte. Una cosa di buono, l'ennesima cosa di buono questa maggioranza ha fatto per il terzo lotto. Innanzitutto risorse finanziarie, c'è solamente il decreto, il 10%. Tanto per dirti le cose nel dettaglio, cose che devi sapere. Quel progetto è stato mandato nuovamente a modifica per un semplice motivo. Ne ho parlato anche in Consiglio Comunale, non una volta di queste cose. Siccome che non si prendeva la zona di esondazione all'altezza prima del ponte Rio Salamaghe e si voleva incuneare tutta quell'acqua grazie a quell'analisi che è stata fatta da chi ha preceduto questa azione amministrativa e anche prima forse, di far arrivare sulla Stella Marina quella bomba d'acqua, cioè da folli, spazzar via tutto qua, mi lasci finire? Ma questi sono gli atti alla mano che te li dimostro, ti porto la prossima volta qua i progetti che abbiamo modificato, nel quale ti dimostro che è stata fatta una zona di esondazione, ribassando quella che è la spalla del terzo lotto, per farla scendere all'altezza dello Stagno Morto, dove c'è sempre stata questa possibilità, questo aspetto qua. Poi vogliamo parlare nel prossimo consiglio anche di queste cose, parliamo anche di queste cose. Assolutamente. La rendicontazione è stata fatta sempre nei termini, come è stata sempre fatta, è stata fatta questa. Ci mancherebbe che fate accesso agli atti e vi daremo gli atti. Benissimo. Perdiamo i soldi, che cosa perdiamo? Noi non abbiamo fatto altro che in 2 anni e 7 mesi di recuperare soldi che stavano andando in perenzione. Non abbiamo mai perso un soldo. Vi ricordo che abbiamo risolto il problema di 1 milione rotti della ditta Pellegrino che doveva fare quei 2 sollevamenti? A Banova stiamo parlando. Dove c'era il comune che doveva fare la sua parte che non aveva fatta, non l'abbiamo portato a compimento. Abbiamo salvato altre risorse finanziarie che c'erano messe. Quando tu mi parli di Coedà, della strada di via Gramsci, ti ricordo solo una cosa. Noi dal primo giorno non abbiamo fatto altro che lavorare sul fronte a Banoa per il problema dei drammi. E io penso che siamo palesi a tutti i grandi passi in avanti in 2 anni e mezzo che abbiamo fatto a livello di potabilizzazione, che abbiamo fatto a livello di sollevamenti fognari e di miasmi. Guarda, è vero che ti vedo poco in giro, ma a Budone tu vivi. Quindi qualcosa vedi e senti. Sono gli interventi che hai fatto? Gli interventi. Ma fatti dare dall'ufficio competente che giustamente... Allora, questa maggioranza per la prima volta nella storia di questo paese ha firmato il sindaco con il direttore Ramazzotti e con il presidente Mur, un service, ti spiego cos'è un service, è un impegno bilaterale nel quale a Banoa, a fronte di un'azione politica forte, ed è stata la prima volta che è stata fatta dal comune di Budoni, ha preso l'impegno a realizzare una serie di interventi che sono quelli che voi vedete oggi. Vai giù all'ufficio lavori pubblici e ti fai dare la copia del serio, se no domani te la do io. Ecco perché. Di che cosa stai parlando, Giuseppe? Di quale intervento stai parlando? Sto parlando dei sollevamenti fognari. Tu lo sai che avevamo i sollevamenti fognari, che c'erano una pompa quando c'era una pompa. Ce n'erano 3 in ogni stazione. Se non vengono manutenute da chi ce l'ha, non ci sono le pompe, però c'erano le pompe. Da chi? Dal comune di Budone o da Banò? Grazie alla richiesta del comune di Budone. No, ha un contratto, c'è un contratto. Che ha fatto il suo dovere per sollecitare la Banoa, perché c'era una pompa su 3 che funzionava nell'impianto di sollevamento. Intanto stiamo andando. Aspetta, No, ascoltami, tu non dobbiamo rinviare niente, dopo ne riparliamo, approfondiamo la prossima volta. Così la prossima volta pensate prima di uscire sulla stampa a quello che dichiarate. No, ne vedrai altri fra un po' di... Perché una cosa dire la verità è una cosa dire... Comunque, allora, io invito il Consiglio ad una forma anche per renderci tutti noi e renderci tutti gli altri. Interventi, uno parla e dopo l'altro risponde. Per concludere, mi dovete dire, tu poc'anzi mi hai dato una risposta, no? Io farei pagare tutti, ma io te ne faccio un'altra di sottolineatura, perché la tua è stata un pallonetto al problema, senza rispondere al problema. Chi non ha pagato, secondo te, è in malafede o ha difficoltà economiche per poter pagare? Domanda. Io non sono abituato ai pallonetti, io invece gioco a terra. Che il 20% abbiano difficoltà e in quel caso rinvierei il pagamento senza problemi e senza fargli pagare neanche gli interessi, però ce ne sono molti che hanno i soldi e che non pagano. Questo è l'accertamento che dovete fare. Eh sì, chiaro, è così.
Ce ne sono molti che hanno gli immobili e non pagano le tasse. Comunque, io vi chiedo solo una cosa, questo ve lo chiedo da cittadino, lascia perdere il ruolo che io ricopro, perché è un ruolo a termine e da cittadino mi auguro che il Signore mi dia la possibilità, come tutti, di continuare in questo percorso di vita. Quando dobbiamo trattare argomenti come questi, l'invito mio è quello di trattarli nella giusta sede, che è il Consiglio Comunale, prima di uscire, perché dopo in consiglio non mi voglio sentire il fatto che non abbiamo gli elementi per discutere di queste cose dopo un articolo come questo, solo quello vi voglio dire. Stiamo riportando le lamentele dei cittadini di Budoni e dei tuoi dipendenti anche. Ascolta Antì, se vogliamo fare demagogia facciamo demagogia, non c'è nessun problema, possiamo andare anche in piazza a fare un comizio a dibattere di queste cose, non è quello il problema. Comunque, hai interventi da fare tu, Franco Michele? No. Ne discutiamo al prossimo consiglio, spero che venga messo come punto. Ti garantisco che viene messo all'ordine del giorno del consiglio una comunicazione del sindaco, te lo preannuncio già, una questione del sindaco nella quale parliamo di questo punto. Io apro la discussione e ci confrontiamo, ok? Allora, evitiamo. Tanto le cose che c'erano da dire sono state dette in maniera chiara, perché deve capire e capisce. Allora, io ringrazio la dottoressa, mi chiedo scusa per la dottoressa, poche volte abbiamo delle discussioni di questa natura, però ogni tanto è giusto che ci siano per il bene della comunità. Grazie a tutti i consiglieri e buon lavoro ai due, uno nuovo neo consigliere e il nuovo assessore. Quindi buon lavoro e che il Comune ne abbia giovamento. Buona serata a tutti e grazie.